Buongiorno, siamo live, sono live. Scusate il ritardo, ma mi è preso un attacco di starnutite perché hanno deciso di tagliare tutti quanti l'erba. Io sono un po' allergica e quindi proprio mentre stavo per schiacciare il tastino per avviare la live, ho avuto questo attacco. Buongiorno a tutti. Nuovo setting, nuova disposizione, vediamo oggi come va. Buongiorno, ciao Tortellino, buongiorno Borgame, Tania, Mister Simo, Marco, ciao, buongiorno a tutti, come state? Come state? Adesso non so se avete visto le storie, ma Albi mi ha preparato una postazione un po' più consona. Avrò dei tastini da schiacciare, quindi dovrei essere un po' più tranquilla. Non dovrei fare casini, quindi non dovrebbe essere poi una live da incubo. Ma vedremo, buongiorno, buongiorno, bellissima inquadratura, grazie Manu. L'inquadratura, sì, il soggetto che sta dietro l'inquadratura, un po' meno, un po' sfatta, ma buongiorno. Come state? Come state? Buon appetito a chi sta mangiando, buon aperitivo, buona pausa pranzo. Io quest'oggi sono già arrivata pronta con il mio caffettino. Ciao, grazie per il tuo primo messaggio, Lili 99, gente giovanissima, c'è gente più giovane del nostro Mister Simo. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, come state? Curiosi, oggi cercherò di stupirvi con nuovi effetti speciali. La scorsa puntata, diciamo, è stata introduttiva, sono partita soft con cose un po' più semplici. Oggi mi sono voluta complicare ancora di più la vita. E quindi vedremo come va. Utilizzerò ancora la tecnica del killing perché devo un attimo essere tranquilla almeno sulla tecnica da utilizzare. E oggi teoricamente Tania niente incursioni da parte di Albi. Spero non ci siano neanche incursioni da parte dei bimbi perché per questa settimana i bimbi saranno ancora a casa, ma settimana prossima inizierà l'asilo e quindi ci sarà una gestione in meno di cui occuparsi sotto con i bambini. Quindi se non faccio casini, ma mi ha già messo tutto veramente a livello, cioè proprio a livello scuola materna, schiaccia 1, schiaccia 2, schiaccia 3, dovrei riuscire. L'unica cosa è che ho il mouse e tastiera qua, quindi magari l'unica cosa, magari mi vedete un attimo slungarmi per recuperare la chat, ma ho tutto qua. E i bimbi sì. Allora, Dreamscape è bellissimo, uno dei miei giochi preferiti, non mi stanco mai di consigliarlo. E oggi abbiamo portato proprio Dreamscape perché anche a livello illustrativo, diciamo, ha qualcosa da dire, anche io ho qualcosa da dire, ma io adesso non so perché so che oggi non c'è Silvia in regia perché aveva da fare le cose sue. Ma se c'è qualcuno, qualche mod o qualcuno in regia, vorrei proprio far partire un sondaggio, perché io non sono in grado di farlo, quindi se può partire un sondaggio, se non parte un sondaggio, me lo scrivete in chat. E se a voi, cambio schermata, Dreamscape, almeno DungeonDice.it, giochi da tavolo, giochi di ruolo e accessori. Ecco, questa è la copertina di Dreamscape. Innanzitutto, lo conoscete, anzi, ribaltiamo un attimo, scusa mod, scusate regia. Vorrei prima far partire un sondaggio su quanti conoscono il gioco Dreamscape. Quanti di voi lo conoscono? Quanti di voi lo hanno giocato? Quanti di voi ne hanno sentito parlare? Tortellino e tutto il bundle, anche noi. Grazie, grazie Fabio, grazie mille. Giusto per capire in che direzione andare, quanti conoscono Dreamscape e quanti no. Quindi conoscete Dreamscape? Sì, no. E poi dopo faremo un altro sondaggio. Ciao Coglier Zito, buongiorno. Nicole, già sentito nominare? Ok. Ecco, questa qui è la copertina di Dreamscape. Ho delle perplessità io su questa copertina. Lo conosci, ma senza espansioni. Mentre aspettiamo il sondaggio, vi dico che oggi e solo per oggi, grazie a questa live, se chi non ce l'ha, chi ne ha sentito solo parlare, chi era, cioè chi non era un po' indeciso, chi ha solo il base e poi giocando vorrebbe anche le espansioni, oggi solo per oggi è in sconto sul sito di Dungeon Dice. Quindi se cliccate punto esclamativo gioco,
vi collegherà il link e per oggi questo fantastico gioco sarà in sconto. Quindi ciao, io cosa in studio, ciao Luigi, io dico, lo dico io, brutta, bello concept, ma il tratto è brutto. No, mi trovi a favore, mi trovi abbastanza a favore. Buongiorno, buongiorno a quelli che stanno arrivando. Perché faccio la doccia fine là. Intanto scusate, mi slungo solo per vedere se mi sono persa qualcosa. Chiedo anche ai mod o a chi che sia, se mi perdo qualche messaggio importante, qualche domanda, piuttosto ributtatemela in chat, perché potrei perdermi qualcosa. E intanto sta andando il conosci. Il gioco è piacevole, ma meno male che non si deve giudicare solo dalla copertina. Ed è quello che faremo però in Border Guard. Giudicheremo, facciamo i superficiali, giudicheremo solo dalla copertina. Però sì, c'è un qualcosa, questa copertina, che non mi sconquinfera. Il tratto non è male, i colori non sono male. Dreamscape, ok, sogno, va bene, quindi c'è questo faccione. Sì, certo, ok, il 59% di voi conosce il gioco, perfetto, grazie. Poi, allora, mentre lavorerò, perché oggi inizierò a lavorare un po' prima rispetto all'altra volta, ho calcolato un po' di tempi, cioè non ho calcolato i tempi, però ho detto, facciamo due chiacchiere, poi lavorerò mentre chiacchiererò, tanto Albi mi ha preparato tutto bene qua comodo e quindi dovrei riuscire a lavorare, leggere la chat, seguire i comandi. Ah, Mr. Simon, nella tua memoria te lo ricordavi più bella, ma detto che la vedi qui in live, in grande, sono un po' deluso, perché la figura dietro a destra è inquietante, anche il robottone è troppo slavato. A me lei sulla copertina ricorda la cinzia di Batman. Allora, io ok, adesso faccio partire un altro sondaggio. Grazie Fabio, scusami, perdonami tantissimo. Se vi piace, cioè non pensate al gioco, a chi conosce il gioco, quindi al 59% di voi che possiede il gioco, l'ha giocato e conosce il gioco e quindi sa com'è il gioco di impatto. Se voi entrate in un negozio, se voi andate in fiera, se voi vedete una libreria di giochi, vedete questa immagine, vi piace sì o no? Quindi vi piace l'immagine, l'artwork della copertina? Sì, no, secco, netto, e poi dopo ne discutiamo. Tortellino ad esempio trova tutto molto bello, mette un po' di ansia alla copertina, non trasmette tranquillità. Questa copertina, ecco, no, una bella copertina, guardandola a fondo, però forse passa un po' inosservata. Questo gioco, oltretutto, l'autore del gioco, che me lo sono segnato qua in grande, che è David Auslos, oltre a essere l'autore, è anche l'illustratore. Quindi, ha illustrato il suo gioco. Come ha illustrato questo gioco, è anche autore di altri giochi, sempre illustrati da lui stesso. Quindi, qua, autore e illustratore sono la stessa persona. Quindi, via il telefoto. Quindi, credo che ci sia stato uno studio anche approfondito, perché io autore creo il gioco, so il gioco dove vuole portare, quindi tutto quello che concerne poi l'illustrazione e il disegno dovrebbe creare appunto questo sogno. Perché in Dreamscape, facciamo un attimo un po' anche l'ambientazione, che è un'altra cosa che a me piace tantissimo. Quindi in un gioco ambientazione, se non ce la devo trovare, è illustrazione. Quindi praticamente noi andiamo a letto, quindi entriamo nel nostro mondo onirico, abbiamo il nostro alter ego quindi che viaggia in questi paesaggi onirici a costruire il proprio sogno. Quindi andremo in paesaggi fantastici, incontreremo creature particolari, luoghi
particolari, e all'interno della scatola, quindi del base, c'è anche una parte avanzata in cui abbiamo il nostro nightmare, quindi c'è anche la parte di incubo, quindi sogno e incubo. Quindi diciamo l'ambientazione è questa, andiamo, ci addormentiamo e infatti abbiamo il bel faccione di questa signorina che dorme e attorno si creano questi personaggi, questi paesaggi. No, ok, il 67% dice no. Ok, adesso che avete votato, io dico la mia. Anche a me è un no, ma se vi dovessi dire il cosa e il perché è un no, non ve lo so dire. Ci sono giochi in cui dico è brutto il disegno, è brutto il tratto, sono brutti i colori, il disegno non c'entra nulla con il gioco. Qua in realtà, cioè, credo sia il faccione. Credo che la cosa che mi infastidisce è questo faccione nel centro della scatola. Credo sia quello, perché poi il personaggino dietro, queste cose fluttuanti, l'azzurro, questo verde pastello, non sono male, la scritta, non sono male, però credo che sia il faccione. Ciao Polenta, ciao, bentornato, piacere di rivederti. Federico, ho votato sì, ma ammetto che attira poco in un negozio, ma la copertina rispecchia molto l'ambientazione. Sì, rispecchia l'ambientazione, però c'è sto faccione. Ok, uno, cioè Dreamscape, cioè il titolo, c'è già la parola sogno. Quindi c'è proprio bisogno di mettere un faccione che dorme, perché adesso poi vi farò vedere anche le carte. C'è sto faccione e poi anche gli altri elementi sembrano messi lì a caso. Però l'illustratore, essendo anche l'autore del gioco, sarà sto faccione che mi infilisco il caffè nel frattempo. Sarà il faccione. Mister Simone, sai che invece a me il robot è quello che mi piace di più? Sarà perché il robot mi ricorda molto gli automi di Siberia, del punte clicca. E secondo me sono le labbra a mettere inquietudine. Secondo me è proprio tutto il faccione. No, il faccione mi piace, ma non sembra sognante, mi sembra disperata, ma magari sta facendo un incubo. E colori più sgargianti, perché? Ma sì, i colori non lo so, perché comunque sei in un sogno, teoricamente mentre dormi ti abbandoni, lasci fuori tutto quello che è il mondo reale e quindi... Oh, buongiorno, si vuole Marco Siberia. E quel robottone lì mi ricorda l'autore, l'automa di Siberia. Buongiorno, Rasnifi, buongiorno e benvenuto. E benvenuta, benvenut. Esatto, i colori sgargianti, tortellino, concordo. Ma infatti sui colori credo che sia usato, vabbè, adesso avrà fatto con... in digitale, però è acquerello, no? Mi ricorda molto la tecnica dell'acquerello, quindi tutto molto lieve, acquoso, scivola via, quindi sì, è in linea con, secondo me è il faccione, cioè non ci fosse stato questo faccione, anche perché poi ci sono elementi molto più, avesse lasciato le nuvole, i vari personaggini, non lo so. Mister Simo, a livello di concetto non è la tipa in mezzo che dorme, tutto attorno è il suo sogno. Sembra un bel sogno perché fai così, bambina. E... Rachele, ok. Rachele, perdonami. Nico, io apprezzo l'acquarello, è proprio la faccia gigante che non ispira. Perché poi, eccolo qua, questo è l'autore, autore illustratore, con il suo gioco. E il nostro, non mi ricordo mai il nome, David Hauslos, che è anche autore, per chi lo conosce, di Panic Station, Panic Room, e ha un tratto completamente diverso, quindi non è che è, però Federico, secondo me l'autore illustratore per fare il gioco è partito dall'ambientazione, le illustrazioni lo rispecchiano l'ambientazione, poi il gameplay è molto meno, e poi vedremo anche qui. Quindi, cioè, se voi entrate in un negozio e vedete questa copertina, vi dà comunque l'idea che si parla di sogni e viaggi nei mondi onirici, quindi quello sì, quello c'è, però non lo so, cioè, sarebbe uno di quei giochi che non so se attirerebbero la mia attenzione,
Ecco, se entro in un negozio, vedo questo, non so se neanche se lo prenderei per leggere come funziona, perché non lo so, questo faccione non mi piace, punto. Hai visto l'autore? Dai, vabbè, voglio dire, non è poi così male. Io credo in studio, però valorizzare il faccione, togli quell'albero che sembra una mutanda e occupa male lo spazio. Ecco, sarà anche che sembrano messi un po' lì a caso, cioè c'è il faccione, poi metto una roba lì, una roba lì, una roba lì. Sarà anche che non c'è armonia tra le cose. Sembra più morto che sta dormendo, ma sarà quello. Non lo so, quindi va bene. Comunque, a differenza di Zefiria, che comunque, vedete, perché poi il tabellone, il faccione c'è sempre, però ci sono altri colori, altre immagini che magari poteva sfruttare, tipo la torre che c'è al numero 3. Oppure anche solo il retro del tabellone, queste nuvole, il nightmare, la tipa in lontananza che vola. Non lo so. Ciao Nick, buongiorno, bentornato. Dai, il più della stagione è andato. Bellissimo averti qui, grazie, grazie anche per gli auguri. In dubbio, lo prendo o non lo prendo? Alex, nel dubbio prendilo, perché poi il gioco è molto bello. È molto bello, anche in chat, poi io sembrerò di parte, però in chat credo che te lo possano confermare. Il gioco è bello, queste sono le carte che comunque sono carine. Vabbè, questa qui è la versione inglese, però poi i tratti anche nelle carte sono molto belle. Dentro è peggio. Allora. No, no, dentro i materiali, adesso vi faccio vedere i materiali, sono molto molto carini. Esatto, anche guardando la cosa di Barrage non verrebbe da comprarlo. E infatti siamo proprio qui apposta per vedere quanto comunque l'illustrazione. Cioè, Mr. Simo, questo qua è il Nightmare, quello lì è il personaggino. A livello di materiali dentro è molto carino, poi anche tutte le varie espansioni, adesso poi ci spostiamo sul tavolo e vediamo. Ciao mamma, ancora malata. Prendi, riprenditi. Ti tengo compagnia. Grazie per guardare. Grazie. E Albi è bello ricostruire il sogno con i pippoli che assomiglia all'illustrazione. I materiali a livello di gioco, di meccaniche, perché noi praticamente queste sono sempre le carte, quindi le carte anche. Non so perché ha scelto quell'immagine per come pubblicità, diciamo. Mister Simo, piacere di averti aiutato anche in questo senso. Sasha, dentro è stupendo, quanto è bello ricreare il paesaggio, osservare come la creazione poi richiama il disegno. Ma infatti, a livello di meccanica, qua abbiamo una delle espansioni, la Bianca Nevicata, e adesso mi prendo anche le varie cose e ci spostiamo. A livello di buongiorno Sara, benvenuta, bentornata. Io mi sposterei un attimo, ero caduta e sono tornata sul tavolo. Vediamo, così vedo anche come dadi che cadono, vedo anche un attimo come a livello di ripresa. Ok, vedete qualcosa? Qua c'è un po' di. Ok, vi faccio un attimo di zoom se mi ricordo come si fa. Ok, qua vedete già qualcosa. Oggi insieme a voi vorrei, mi sono fermata sull'immagine della Bianca Nevicata perché oggi vorrei proprio provare a ricreare con voi questo bellissimo pupazzo di neve. Eccolo qua. Magari lo facciamo più in grande. Di fianco vedete già gli altri pezzi che ho preparato. Perché oggi ci daremo al 3D. Quindi non ci limiteremo a fare i decori e decorare una scritta, ma costruiremo proprio i componenti del gioco. E con voi, mentre chiacchieriamo, proviamo a fare il pupazzo di neve. Mister Simo, buongiorno Antoine, queste Dreamscape come illustrazioni mi sembrano carine, un po' stile fiabe di una volta. Sì, allora io vi faccio vedere, questo qua mi sono fermata appunto su Bianca Nevicata perché insieme, mentre chiacchieriamo, vorrei provare a costruire con voi il pupazzo di neve. Vi dico che non ho fatto neanche le prove per il pupazzo di neve, quindi faremo tutto in live, tutto in diretta, tutto come viene viene, ma ho preparato questa qui è la sveglia che ci svegliamo
indica il tempo e qua c'è la mia versione fatta in killing, ok? Vedete qua, ho messo un appoggino per farlo rimanere dritto. E questa è la sveglia. Poi ho preparato, ci sono all'interno questi fantastici alberelli. Aspetta, forse se lo metto qua, ok? Ciao, ciao, tutto bene, tutto bene. Grazie, Mister Simo, grazie mille. Ah, Mister Simo, il gioco con un altro illustratore era già a casa insieme agli altri giochi, perché anche il gameplay mi era piaciuto molto, ma per me l'artwork è fondamentale. Dominion è la pecora nera del gruppo. Qui è uno basta. Ma Dominion potrebbe. È quello, cioè, quello di cui mi piace parlare, che mi piace parlare proprio con voi, confrontarmi con voi. E se sono solo, cioè, io do importanza all'artwork, alle illustrazioni e quant'altro. Poi è sempre a gusto personale. Però mi posso perdere un gioco come Dominion, un gioco come Dreamscape solo perché non mi piacciono le illustrazioni? A quanto pare sì. Perché se non mi piace l'illustrazione, magari non mi godo anche il gioco. In realtà poi a livello di gioco, di meccaniche e di quello che si crea è molto molto bello. Puppazzo era i fichi d'India, sai, quello era Puppazzo di neve, se non sbaglio dovevano essere i fichi d'India. Ma quindi d'ora in poi a Dreamscape potete giocare con le componenti create da te? Sì, perché oltretutto, cioè sì, cioè non devo mettermi lì a fare tutto quanto, però ad esempio adesso questi qua me li sono preparati perché a partire da questi dischetti noi arriviamo a farci il nostro alberello. Eccolo qua, non la punta, ma questo è l'alberello. Quindi sì, con la carta, con le strisce di carta in Dreamscape possono, non tutti i componenti, perché poi vediamo ce ne sono tantissimi difficilissimi. E a Albi piace tantissimo questa è la candela, che è il nostro colore. No? Però vedi, Mister Simo, c'è i componenti dentro sono. Aspetta, che mi prende. Vediamo se me lo metto a fuoco. Ecco qua. Sono carini, cioè la candelina. È carina, i componenti sono carini. E questa è la candelina creata da me. Aspetta che metta a fuoco. Ok, eccola qua. Piattino, candelina. Quindi, vi ho preparato la candelina, gli alberelli, la sveglia ragazzi, questo è Nightmare, il nostro incubo, il nostro signor incubo. Quanto è bello? Dai, quanto è bello! E ho provato a ricrearlo. E la mia versione del Nightmare, eccola qua. Eccolo qua, il mio Mr. Nightmare. Vabbè, l'ho fatto un po' più grande, si differenzia un po', ma sta per cominciare il Valattacca. E quindi questi sono i personaggini ricreati in Killing. E come ho detto, adesso proveremo poi a fare insieme il pupazzo di neve. Ok? Quindi, è più bella la mia candela. Grazie, troppo gentili, troppo gentili. E poi i vari dischetti per giocare possono semplicemente essere ricreati così, cioè vari colori, fai dischetti delle dimensioni che vuoi e via. Quindi è più bella la mia. Buon pomeriggio, Marzia, buon pomeriggio, benvenuta. Grazie. No, troppo gente, poi io mi monto la testa. Quindi vi faccio vedere ancora qualche componente, nel frattempo ve lo butto qua, quindi nel base trovate il Nightmare, questo qui, con vabbè, candele, alberi, la sveglia e le carte sono queste, perché noi Simo, non so, tu avevi visto il gameplay, quindi sai come si, cosa comporta. Viaggeremo appunto nei vari mondi del tabellone, torniamo un attimo, credo qua sul 2. Sul 2, Dungeon Dance, giochi da tavolo, giochi di ruolo e accessori. Vi metto un attimo il tabellone, ci rispostiamo un attimo. Ecco qua. Ecco, tabellone col nostro signorino che dopo vi faccio vedere, non ve l'ho fatto vedere, ma è molto carino anche la pedina giocatore. Quindi, muovendoci su questo tabellone, dove ci sono i cerchietti, ci sono i vari pezzi di sogno disposti. Quindi noi andremo a raccogliere i pezzetti di sogno, le metteremo nelle nostre
Non so se abbiamo messo una plancia. Nelle nostre mani, nella nostra plancetta con le mani e no, non c'è comunque. E quindi per far cosa? Per andare a completare le nostre carte che adesso andiamo a vedere mettendomi sul 3. Sul 3? Poi, ecco che tocco. Un anno che voglio provare questo gioco, ancora non ci sono riuscito. Sono molto belline le tue pedine, grazie, grazie mille. No, il gioco è molto bello, dicevo, perché noi andremo, avremo delle carte obiettivo, queste sono in retro, ok, divise in difficoltà 1, 2, 3. Quindi le carte 1 saranno le più semplici da risolvere, le 2 medie e le 3 le più difficili. Quindi noi abbiamo il nostro schemino. Cioè, vedi, poi le carte non sono brutte, sono carine. E poi quando tu ti crei il tuo sogno con tutte le pedine, gli alberelli, il nostro signorino, che eccolo qua, la nostra pedina, cioè anche la pedina. Quanto è carina? Il signore col cappuccio che porta la candela, è bellissimo. Quindi man mano che si crea il sogno, e beh, cioè. E quant'altro? Quanto vuole gli alberelli di Vale? Togli un po' lo zoom, scusate. Scusate, ecco qua. Così, ditemi se va bene. Quindi noi abbiamo le nostre carte. L'illustrazione e la grafica sono due cose. Sì. Buon appetito, Artemis, buon appetito. Illustrazione e grafica sono due cose diverse. E quindi, boh, cioè noi andiamo a raccogliere i nostri gettoncini che ci servono in giro per il nostro mondo onirico. Leggi Tania. La pedina rimanda a Christmas Carol. Zoom, ok, grazie Sara. E quindi noi abbiamo tutte queste case e poi, cioè, case, carte. Ogni carta ha un suo nome. Abbiamo la casa sulla scogliera. E quindi hai, cioè anche la riproduzione del sogno è inerente a quello che ti dice la carta. Quindi a casa sulla scogliera abbiamo in centro la scogliera grigia con attorno l'acqua e poi man mano e andiamo in là e ci ritroviamo nel bosco, abbiamo la nostra strada. Il ponte sul fiume selvaggio, quindi abbiamo il nostro fiume con l'acqua e il ponte che ci passa sopra. Poi ogni pedina, nel momento in cui le metti, nel momento in cui la togli, nel momento in cui ci passi sopra, ti danno punti, ti fanno fare cose, ogni luogo ti attiva. E a livello di gioco è veramente bello. Infatti, mi sono riguardata il gameplay, per rinfrescare la memoria, per non dire baggianate, e mi è subito venuta voglia di farci subito una partita. Perché, e anche le espansioni, il gioco già al base è già bellissimo, ha una variabilità assurda, perché in base a come alle carte che ti escono, in base agli obiettivi che hai, a come escono i colori, a come è già una variabilissimo. Con l'espansione ovviamente ti aggiunge cose. Grazie Nick, grazie per suonare il clacson da 17 mesi. Abbiamo anche tutti i personaggini, quindi i coniglietti, delfino, ve li butto qua un attimo. Delfino, coniglietti, volpi, quindi tutti i materiali sagomati per l'espansione, lo leggo dietro, le creature dei sogni, perché avete notato dietro abbiamo messo tutte le quattro espansioncine. Quindi abbiamo le espansioni che aggiungo, le vi ricordo, punto esclamativo gioco solo per oggi in sconto sul sito di Dungeon Dice. Questa dell'espansione dei Fuochi Fatui, che è difficilissimo, Fuochi Fatui, il gioco è riuscirlo a dirlo senza incespicarsi. E questo abbiamo il nostro Wallo, Wally, il delfino è curioso, molto curioso. Quindi a livello veramente di. Io adesso inizierei a fare, mentre chiacchiero, a prendere i pezzi per fare il nostro pupazzo. E inizierei quindi dalla testa e il corpo. Quindi prendiamo il bianco e iniziamo a attorcigliare. Nel frattempo vi leggo, perché tanto poi dovrò asciugare la colla. Mentre asciuga la colla ci facciamo gli alberelli.
Quindi dicevo, Tania, Mister Simo gli ha chiesto se, se sai disegnare in casa ti avrebbe fatto fare la copertina della sua copia. Allora, tra piacere disegnare e saper disegnare passa un mondo. Mi piace disegnare mela cavicchio, ma mela cavicchio se ho un modello a cui fare riferimento. Intanto mi sposto qua tutti gli altri materiali e dal nulla fatico. Infatti in tutti i giochi in cui bisogna disegnare sono una pippa, perché non riesco. Se ho qualcosa da cui copiare, da cui prendere ispirazione, sì. Infatti credo che prima o poi uscirò dalla mia comfort zone del killing e faremo anche qualche esperimento a livello di disegno, colore, vediamo un po' come ispira. Intanto qua inizio a rotolare, non so se vedete, non metto un po' più così, inizio a rotolare per creare la testa o il corpo del nostro pupazzo. Vediamo com'è. Però sì, a me piace disegnare, se a me piace tutto. Cioè io ho veramente di tutto, cioè se vi facessi vedere tutto il materiale che ho, credo che ci apro un negozio, ma anche tutte le macchinettine che servono per fare le scatole, per fare le lettere, origami, di tutto. Comunque, scusate, intanto vedo che Albi ha risposto. È stata fatta una domanda, scusate, adesso. Allora, i materiali sono strisce di carta, tutto fatto con queste striscette di carta, come vi sto, magari se mi metto qua vedete qualcosa. Sono strisce di carta rotolate e poi modellate e si possono fare un sacco di cose. Volevo anche mettermi gli orecchini che mi ero fatta per un matrimonio, mi sono dimenticata. Vabbè, sarà per la prossima volta. E una puntata tema origami, ma ho preso, ed è ancora lì da finire, sai quei kit di creativamente che vendono anche in Fiera Play o comunque dove fai la lumaca, il gufo e quelle cose lì? Però sì, seguo anche una cinese, giapponese che fa origami delle cose assurde. Ah, ma stasera con Giulia. Ecco, mentre stiamo qua che chiacchieriamo, vi ricordo un po' gli appuntamenti che ve li ricorderò poi anche a fine puntata. Quindi adesso ci sono io, vabbè. Stasera ci sarà la prima puntata di Giulia di Out of the Box, cosa molto interessante, molto invidiosa, non scherzo, dove ci saranno le interviste proprio a autori e illustratori, quindi qualsiasi domanda, qualsiasi cosa vi viene in mente, chiedetelo, mettiamo in difficoltà gli autori e gli illustratori. E questa sera la nostra Giulia. Cos'è successo? Ah, grazie, c'è stata di nuovo l'intrusione. Ok, mi ha portato gli orecchini. Me li ha buttati. Ecco, questi qua sono gli orecchini che mi ero fatta per il matrimonio. Eccolo qua. Carini. Bene, orecchini, poi li indosso. Adesso non riesco a indossarli. E non mi ricordo cosa stavo dicendo. Assolutamente perso tutto. Ora aggiungo ancora un pezzettino di carta, poi vediamo. E quindi sì, scusami Rasnivi, mi sono perso il tuo messaggio, scusa se non ti ho risposto, ma fare due cose in uno, soprattutto quando c'è, ok, da concentrarsi un attimo. E quindi, ah no, stavo dicendo gli appuntamenti, ok, quindi stasera Giulia intervisterà il Buon Giove e via. Domani ci sarà la classifica, l'hi-fi con Silvia e non so se anche con Teo, credo di sì. Beh, gli orecchini dopo provo a indossarlo. Ne aggiungo ancora una e poi vediamo quanto viene. Ma no, facciamo così. Devo fare praticamente due cose così per il facciotto e due cose così poi per il panciotto. Adesso la chiudiamo, quindi ci metto la colla per chiuderlo e questo è un art attack. Colla vinilica, la colla vinilica, eccola qua. Mucciaccia, ma non ci ho pensato, la prossima volta
Tagomucciaccia. Magari viene a fare un giro. Ok, adesso vi leggo. Stavi parlando di Opus 24. Esatto, quindi stasera mi raccomando, non perdetevi la puntata con Giulia e il nuovo format. Domani High Five con Silvia e Teo, credo. Domani sera io e Albi torna anche Giochi Giullari. Intanto qua sto pasticciando, mettiamo ancora un po' di colla. Torna anche Albi con io e Albi con Gioca Giullari e vi parleremo un po' di questo argomento sempre molto controverso sull'utilizzo delle app nei giochi. Appiattiamo. Adesso ne devo fare un altro perfettamente uguale, io non ho contato quante strisce ho messo, quindi andiamo. Grazie mille. Ah, c'è anche Teo, perfetto. Andato bene l'anniversario? Sì, sì. Qua c'è la festa del paese, quindi abbiamo fatto un giro, abbiamo fatto, speso un po' di soldi alle giostre per i bimbi, poi siamo andati a cena e via. Domanda tecnica. Creando pedine del genere, la carta viene trattata dopo, visto che vanno maneggiate e non rischiano di rovinarsi facilmente? Grazie, grazie mille, Imezuzu. Allora, sì, allora, come per gli orecchini, quindi... essendo cose da indossare, magari anche metterli quando piovono, c'è un prodotto apposta che è il Mod Podge, che si usa credo anche per i decoupage, ma si usa soprattutto appunto per i gioielli di carta, collane di carta e queste cose qua, perché è una colla che allo stesso tempo però dà sia rifinitura lucida e anche impermeabile, quindi dovessero prendere, la indurisce la carta e quindi la rende anche impermeabile. Ti dirò che anche già solo la colla vinilica adesso rende ben duro la carta, la indurisce proprio tanto. Poi volendo sì, sopra ci si mette ancora o della semplice colla vinilica oppure questa colla particolare che appunto la indurisce, la impermeabilizza. E quindi sì, la mia unica cosa è quella che diceva Albi, tipo la candelina, che me la avvicino così non sto a fare tanti magheggi con il comunque la candelina, eccoli, la candelina è solo il riporlo nella scatola, quindi secondo me bisognerebbe fare delle scatolettine, ovvero appunto delle scatole dove riporlo, però ti dico, a meno che siano proprio cose delicatissime, però tipo la sveglia, gli alberelli, le pedine, il nostro nightmare, il pupazzo di neve, spero che venga e tutto quanto, ma verrà sicuramente, sì, non si rovinano. Grazie Tania, sì, l'ho recuperata. E torniamo bambini con la vinilica. Grazie, no, grazie Tania, veramente. Grazie Mister Simo, io vi lascio qua i miei componenti, individuate qual è quello vero e qual è quello rifatto da me, no. E, poi io mi diverto, c'è cioè una cosa che proprio mi rilassa, ma tornando a Dreamscape e quindi a questo grande dilemma delle illustrazioni, cioè fare partire un altro sondaggio, scusate oggi sono in vena di sondaggi, quanto, cioè, come Mr. Simo, cioè, siete come Mr. Simo, sì o no, inteso, se non mi piace l'illustrazione, se non mi piace la grafica, se non mi attirano i colori, non compro il gioco, quindi date tanta importanza, cioè, domanda potrebbe essere posta così, se non mi piace illustrazione o grafica, non compro il gioco, oppure Fabio fai tu, hai capito cosa intendo tanto? Perché con Mr. Simo che dice che non farà l'acquisto di questo gioco perché proprio non ce la fa a con come è illustrato, si perde un gran bel gioco, esatto, ma siete come Mr. Simo, si perde un gran bel gioco se, a mio parere. Sasha, non compro se non mi piace nemmeno dentro, cerco sempre più immagini e non mi fermo alla copertina. E quindi qua ritorniamo al discorso della scorsa volta, che ora come ora si dà tantissima importanza anche all'aspetto esteriore del gioco, cioè non ci accontentiamo più che il gioco sia bello, che il gioco abbia una bella meccanica, una bella dinamica,
ma tra virgolette stiamo diventati più pretendiamo che sia anche bello da vedere. Questo secondo me ad oggi è importante che abbia una bella immagine e dei bei componenti, non tanto per chi gioca già da tempo e che quindi conosce bene, diciamo, comunque è già in questo mondo da un po' di tempo. Intanto prendo la misura, basterà? Boh. Però se vuoi presentare un gioco a chi non conosce ancora questo mondo, secondo me ce ne vuole ancora una, mettiamone ancora una. A chi non conosce questo mondo e gli proponi un gioco con una bella illustrazione, con una bella copertina, secondo me fa già una buona percentuale di quello che potrebbe essere attirare a sé nuovi giocatori. Sarà curiosa, l'illustrazione è un peso, ma non lo considero come la meccanica, che per me è un peso superiore. Infatti, in questo caso, perché c'è in questo caso di Discape, abbiamo visto che l'illustrazione della copertina non piace, e quindi stavo guardando che anch'io avrei bisogno di dare un po' di colore a questo scempio. Così dovrò sentire la pennoira. Comunque. Torno solo un attimo indietro con la chat, scusate. Ok, però ci sono anche giochi che ti fregano dall'altra parte, cioè in questo caso non ci piace l'illustrazione, magari rimane lì sullo scaffale, magari non lo prendo neanche in mano per guardare retro, per guardare materiali, come dice Sasha. Però allo stesso tempo ci sono giochi che fregano, che hanno delle belle illustrazioni, dei bei materiali, però poi il gioco non c'è, perché è tutta fuffa, no? È tutto fumo negli occhi. Adesso non mi viene in mente, ma sicuramente ci sono giochi che hanno una grafica. Sono riuscita a farli uguali? Ok, adesso qua abbiamo due cerchietti che hanno una grafica, mi perdo, una grafica molto molto bella. Però poi, ecco, ad esempio, Unicorn's Fever, mi sembra il titolo, che noi l'abbiamo giocato e non ci è piaciuto per niente. Grafica stupenda, unicorni stupendi, colori fantastici, però poi il gioco di per sé. Vi introduco un nuovo materiale, ovvero questa maschera bombata, non so se vedete, è sbombata. Eccola qua, che serve appunto per dare le forme. Quindi adesso inizio a dare la forma un attimo qua e poi decido se usarla per il corpo o per la pancia. Ok, direi che così potrebbe già bastare. Uno, ok, così. Perfetto, poi lo modelliamo ancora un attimino così. No, artwork importante. A prescindere, ok, quindi no, quindi la risposta. Mi sono persa come è stata posta la domanda e quindi non ho capito la risposta, scusate. Ha acquistato un gioco a prescindere dalla copertina? Ah, cavolo, il 62% no? Wow, è tanto, è tanto. Vabbè, tanto Sasha avevi già risposto. È tantissimo. Quindi, e questo qua, magari se lo metto dove non c'è il mio faccione, abbiamo fatto una parte. Magari lo sbombiamo un po' meno, perché poi. Ok, così. Faccio anche l'altro e poi. Quindi, il 62% non compra il gioco in base, cioè se non gli piace l'artwork. Cavolo, quindi ce n'è da parlare su sta cosa. Ah, Raffaella, scusa, ma anche la sveglia. Sì, anche la sveglia ho fatto io, scusate, mi sto perdendo un po' di. E poi vedete, unendoli così, noi abbiamo no la nostra pallina. Però prima dobbiamo indurirla con la colla vinilica. Ok, dai, adesso metto la colla qua, così nel frattempo che questa si indurisce, facciamo. Quindi questa qua la usiamo per la pancia o per la testa?
ma direi di usarla per la pancia. Per la pancia, quindi la testa devo usare più o meno strisce. Intanto io ci butto la colla, asciugo e poi andiamo avanti. Quindi vi leggo. Tania, a me servono gli unboxing, lo controllo sempre cosa contiene il gioco. Infatti l'unboxing è una cosa, cioè stranamente è una cosa che pensavo non interessasse più di tanto, perché dici vabbè, vedi i materiali, vedi le immagini, però poi non vedi in realtà cosa ti dà il gioco. E invece è un tipo di contenuto che colla non bisogna, cioè non bisogna aver paura di mettere colla, cioè bianco con bianco. Comunque ho messo la colla qua dentro e adesso la spalmo per indurire. Vedo che è un format, quello dell'unboxing, che va molto, perché a quanto ha detto anche da, vabbè, dal nostro sondaggio, che comunque è una percentuale che, diciamo, è un campione a cui fare molto affidamento, cioè il 62% comunque non prende un gioco se non gli piace illustrazione o materiali. Però così facendo effettivamente c'è il rischio di perdersi dei bei giochi. È anche vero che ne escono talmente tanti in un mese, a momenti che dici vabbè, perso uno, se ne fa un altro. Però non pensavo di essere io malata, ma perché sono malata di tutto ciò che è carta colore e aggeggini vari per fare le cose. Abbiamo detto che lo usiamo per la pancia, sì, e invece no, non sono sola. Quindi l'illustrazione, secondo Sara, ha un peso, ma non lo considero, ti l'avevo già letto, ok, la meccanica ha un peso superiore, però quello che mi do, cioè non ha un peso, quindi tu vedi, cioè per scegliere un gioco la prima cosa che vediamo comunque, o quando lo viene presentato, è ciò che ci presenta il gioco. Però poi c'è chi come Sara va oltre e quindi si informa, e chi invece dice no no grazie. Manuele, per me la grafica è mega importante, non ce la faccio avvicinarmi a un gioco se non vengo attratto dalla grafica. Lo so, non dovrei, ma non ci posso fare niente. No, no, ma io ti capisco benissimo. È che non pensavo che effettivamente molti dessero così tanta importanza. Se la grafica è brutta non riesco a intavolarlo. Magari lo compro, ma poi inutile. Wow, wow. No, sono veramente colpita, perché non sono sola, non mi sento in compagnia. Tipo ad Albi è una cosa che cioè non gli fa né caldo né freddo, come dell'ambientazione, cioè se non ha l'ambientazione chi se ne frega per lui. A me invece, io la prima cosa che vado è quella di leggermi la storia. Poi magari durante il gioco il fatto che ci sia il Nightmare, che ci sia il pupazzo di neve, che ci sia l'alberello, cioè non ti cambia il gioco, cioè, però preferisco avere l'alberello, il pupazzo di neve e il Nightmare, che è un cubetto. Ad altri no. Mi piace molto come vengono tradotte le domande per i sondaggi. Alex, grazie. No, ma vedrai che non te ne penti, perché quindi come approfittatene, perché oggi è in sconto solo per oggi, punto esclamativo gioco. Quindi per chi non ce l'ha è un gioco che può piacere, cioè è un gioco che poi va giocato, nel senso, alla prima partita lo si vede, lo si studia, si prende in confidenza con i vari luoghi onirici, con i vari sogni, si prende un po' di... Scusate, devo solo prendere due misure, perché poi non sto contando le strisce che metto, cosa che teoricamente uno serio dovrebbe fare. E poi più lo giochi, più ti impratichisci, più vedi delle cosine. Bello, bello, bello. Poi ripeto, sembro di parte, ma sapete benissimo che se un gioco non mi piace, lo dico senza problemi. Lo sapete meglio di me.
Anche a Raffaella non riesco a farmi piacere i giochi se non mi attraggono per la grafica. Allora, Luchino, ciao Luchino. A volte può capitare anche l'opposto, comprare un gioco e poi in realtà, esatto, è quello che dicevo prima. Però secondo me si cade più in questo di tranello. Mi piace l'immagine, mi piacciono i colori, mi attirano, perché poi adesso è una cosa che non viene ancora fatta nel mondo del gioco da tavola, però viene fatto ovunque, al supermercato ti fanno la scatola di un certo colore con una certa immagine, con una certa grafica e te la posizionano sullo scaffale in un certo punto ben studiato e si andrà anche in quella direzione con i giochi, perché e poi quindi è più facile prendersi la fregatura. Sì, direi che per la testa questo va bene. Più facile prendere la fregatura e quindi rimanere ammagliati da oh, ci sono le gemmine, ah, ci sono le fish, ah, che bello, c'è il pupazzetto, e poi il gioco delude o non gira o qualcosa che non funziona. Vi dirò, credo che è sempre più rara questa cosa, che sia più il contrario, che quindi ciao Simone Marco, grazie, gentilissimi, grazie mille. Sarei curiosa, ad esempio Chakra, illustrazioni belle, ma non l'ho acquistato, per meccanica troppo semplice per me. Infatti Chakra è uno di, a me piace perché lo trovo rilassante, cioè mi dà quello che si propone di dare. Sì, diciamo che non è un gioco stimolante, perché poi tu vai lì, ti cambi i tuoi chakra, i tuoi colori, te li sposti, te li metti come servono. E quindi sì, però c'è chi invece ha visto questa fantastica immagine, oppure che ne so, abbiamo un amico che è appassionato di yoga, meditazione, queste cose, a noi piacciono i giochi da tavolo, vogliamo introdurlo al gioco da tavolo, vedo Chakra, vedo un'illustrazione bellissima, materiali bellissimi, ambientazione che calza alla perfezione quello che è il mio scopo, lo prendo. Ma si inizia a tremare, no, ma per dire, perché sembra che oggi è in sconto e lo sto portando sul canale, ovvio che cioè anch'io mi dico, certo, sei di parte, è ovvio come ragionamento, però per chi non lo sapesse, non parlo bene di giochi a prescindere. Tania, quante fregature hai preso? Ma tipo Tania, hai, perché io sto anche pensando, mi è venuto in mente Unicorn Fever, però non mi vengo, ora come ora, non mi vengono in mente altri giochi che possono fregare. Entra nella collezione anche se mia compagna era contraria. Ma era contraria per la grafica? Era contraria per la modalità di gioco? No, vedrete che cioè è un gioco che non delude, è un gioco che non delude, perché poi le regole sono, cioè puoi fare, ti muovi, prendi le cose, te le metti sulla tua plancia, cerchi di crearti il sogno, quindi a livello di cose da fare non è difficile farle bene, farle in modo che ti faccia fare punti, è tutta un'altra storia. E poi per chi come me ha difficoltà proprio a livello spaziale, quindi mi vedo un'immagine, la devo mettere i tondini a creare una determinata forma, anche ribaltata, anche comunque fatico un po' di più, però vi dirò, a me il gioco piace. Però siamo qui a parlare, cioè me la cavo, perché tanto io sono qui a parlare di illustrazione del gioco, quindi Mister Simo, non prendo un gioco solo perché è bello da vedere, sia chiaro, deve anche la componente dell'artwork, ma che poi di Dreamscape a me è solo la copertina che mi cioè non ha un qualcosa che mi infastidisce. Perché, come abbiamo visto, le carte, i materiali, cioè non mi puoi dire, Mister Simo, che non sono bellissimi
cioè questi qua dell'espansione degli animali, delle creature dei sogni, cioè il delfino, la volpina, cioè non mi puoi dire che sono brutti, lo scoiattolino, cioè, gli alberelli, le candele, il nostro personaggio che usiamo, cioè, non sono belli, le carte sono belle, è proprio solo la copertina che ha un qualcosa che... Ma da come abbiamo detto all'inizio, credo che sia proprio veramente colpa del faccione, perché a sto punto... Del faccione e delle cose messe a caso, perché ritorno un attimo sulla schermata delle immagini, giusto così almeno si sa di cosa stiamo parlando. Cioè... Ah, intanto vi faccio anche vedere, ecco qua. Questa qua è la scatola della... bianca nevicata, dove c'è il pupazzo di neve che stiamo cercando di fare insieme. Eccolo qua, il nostro pupazzetto di neve che aggiunge un nuovo modo di utilizzare i tondini bianchi, perché i tondini bianchi ci sono già, nel base ci servono per far sì che il nostro sognatore si muova all'interno del sogno. Sulla propria plancia, qua invece vengono proprio utilizzati come pedine per creare il sogno, per farci andare pupazzo di neve e via dicendo. Anche queste, vabbè, sempre sta faccia, non so se sarà sua moglie, non lo so perché ci fosse tutto lo stato, cioè, avrò qualche problema con la figura umana, avrò qualche problema con le figure, sa che non sono capace di disegnare, con le persone disegnate. Non lo so, perché qua ci fosse stato, questo qua è Fuochi Fatui, quelli lì che abbiamo visto prima, i fuocherelli, ci fosse stato lo sfondo viola e azzurro, con le cose luccicanti e quel personaggio un po' inquietante dietro, anche questa sarebbe stata carina. A quanto pare sono le figure umane, non lo so. Eccoli qua, i nostri fuocherelli, il nostro Willow. Dai, sono belli. Qua abbiamo il corvo rosso. Questa è bella. Perché? Perché non avrà la persona disegnata. A sto punto, ragazzi, ho capito qual è il mio problema. Questa qua è il corvo rosso, quindi abbiamo il nostro corvo. Eccolo qua. Si utilizza anche qua i tondini rossi usati con il nostro Nightmare nel base, funzionano in un certo modo, qua assumono un significato più protagonista. Nel senso, nel base servono a darci fastidio. Ok, ci siamo. Qua invece servono da mettere appunto sulla tabellina del corvo. Per farci fare cose, ecco, non mi addentro nel dettaglio, ma le accumuleremo per anche qui creare dei sogni. Possiamo decidere di toglierlo, di metterlo sul tabellino lì del corvo, che una volta occupato ci fa fare cose, ci fa fare punti. E le creature dei sogni che abbiamo visto. Quindi anche qui non è male, anche qui sembrano messi a caso. Cioè, ha messo tre animali carini, cioè presi singolarmente a livello di disegno, sono cioè non sono brutti. Qua mi si è toppata. Non sono brutti, però sembrano messi a caso. Che, cioè, non lo so. Adesso vi leggo, sto solo chiudendo il rotolino, ma mi si è tappata come si dice? Questo, il dosatore qua, perché non l'ho chiusa, bisogna sempre chiudere, se no la colla vinilica, mi piace troppo dire colla vinilica, mi sento troppo vociaccia, si secca, forma un tappo e boh, ma noi l'abbiamo risolta così. Ok, quindi qua intanto ho finito anche il secondo tondino per la testa e adesso vi leggo. Fai fatica con Villainous? Splendido, ma per me a livello di gioco, non di, cioè, le illustrazioni sono quelle Disney, quindi sono belle, a prescindere, perché sono illustrazioni Disney, quindi sono belle a prescindere. Allora, mi sposto di nuovo un attimo sul tavolo.
dadi che cadono, così eccoci. Nel frattempo ho fatto i nostri tondini, diamogli la forma. Questa qui abbiamo detto che sarà poi la testolina del nostro pupazzetto di neve. E poi mentre la colla asciuga e prepariamo gli occhi, il nasino e quelle cose, giuro che vi leggo, vi ho abbandonato, scusate. Qualcuno ha detto canvas? Canvas sarà veramente il tormentone. Allora, esempio Sasha, dimmi Sasha. Aspetta che scorro un po' giù con la chat. Che ci ha presentato Albia Next e era in wishlist per la copertina e per i carretti. Poi scopro che il gioco in sé non è niente di che, tolto da Manuele. Ah, di Villenus. Villenus, per me è un gioco da due. Massimo tre, ma non di più. L'abbiamo giocato in configurazione completa e infinito. Era diventato veramente infinito. Ok, mettiamo la collina anche qua. Quindi abbiamo testa e corpo del nostro pupazzetto. Adesso in due è ottimo. Sì, Villenus. Però anche il Vile a livello, la copertina non ha niente di che, cioè, essendo un Ravensburger, riprende molto quelle che sono le copertine dei giochi dico miei anni 90. Quindi scatola monocolore con il titolo sopra. Anche qua noi Villain usano la scatola viola, verde, rossa, gialla con il titolo del gioco e la sagoma del cattivo. Però rende benissimo. Cioè, vabbè, non ci puoi fare una puntata di Board and Art perché, voglio dire, non c'è molto da dire, ma funziona. Ma Ravensburger è comunque una casa di grande distribuzione e negli scaffali da sempre, quindi ok, eccomi, adesso vi leggo, torno un attimo big, adesso ho capito cosa schiacciare, torno un attimo big, eccomi big. Era meglio se non stavo tanto big. Comunque, e vi leggo. Un attimo, tanto devo aspettare che la colla asciughi. E intanto faccio solo il nasino. Cosa ci serve? Il nasino, i bottoncini e gli occhietti. E siamo a posto. Allora. Ecco, scusatemi, è la posizione. Ok. Mi prendo, allora, gli occhi azzurri, quindi mi prendo le striscette per l'azzurro, poi ha due bottoncini grigi, uno verde, ma possiamo fargli anche gli altri colori, chi se ne frega. Allora, io gli faccio il nasino, qua è marroncino, io voglio usare però sto rossino qua. Marco, allora, siamo viziatelli. Sì, esatto, cioè il 62% dà molta importanza all'artwork della scatola. Siamo viziatelli. Ah, qua siamo ancora indietro, scusate. Sì, è quello che dicevo. Di cosa? Ah, Yak. Ok, qua state parlando di Yak. Ah, qua stiamo ancora sono ragazzi, non mi sto dietro. Sarà curiosa, ho ancora un anno per imparare come si usa questa piattaforma nuova. No, io spero di no, perché veramente, cioè, queste piattaforme non... Ah, guarda che bella, giuro, per gli occhi. Ok, poi vi faccio vedere anche i colori che sto scegliendo. E poi la cosa bella di queste carte è che ci sono anche metallizzate e i bottoncini, facciamoli tutti dello stesso colore, facciamoli verdi. Che colore faccio i bottoncini? Verdi, bianco, qua abbiamo azzurro, questo per il nasino, gli occhi azzurri, primo colore che mi viene, il primo che mi... aspetta, torniamo giù, ragazzi, sono indietrissimo con la chat. Allora, rosso come bottone, ok, rosso,
Che grafica? Adesso torno sui messaggi e vi recupero, eh. Vi recupero subito. Ok, adesso giuro che torno su e vi recupero. Allora, rosso, io vado sul rosso, che è il primo colore che ho letto. Quindi bottoncini rossi, occhi azzurri e mi cerco un arancione perché devo usare una carta più piccolina. Cioè, adesso ho usato, per entrare nel tecnicismo, una carta da 5 mm. E adesso ne userò una da 3 mm, giusto così. Ve la lancio lì per fare quella che ne sa. Ok, voilà, scelte tre colori. Metto via. Ok, via. Eccomi, scusate. Allora, io mentre faccio gli occhietti a rotolo vi leggo. Mi sono un attimo persa. Portate la pazienza. Portate la pazienza. Mi sposto un po' indietro. Allora, eccomi qua. Ci sono. No, non ci sono. Ragazzi, se avete scritto cose importantissime che mi sono persa o domande che avete fatto e mi sono persa, riportatemela al fondo perché sono rimasta un po' indietro. Allora, dove... ciao Raffaella, ciao, scusami, grazie, grazie per i complimenti, spero proprio che vi piaccia perché io mi diverto molto, mi piace tantissimo condividere questa cosa con voi e boh. Allora ragazzi, io passo al fondo della chat. E se avete scritto cose che mi sono persa, saluto Jessie che vedo scorrendo, riproponetemelo adesso. Riproponetemelo ora, ma più vedo una cosa. Ah, ecco Tania, stupido umano che non conosco. Regolamento esercito con i piedi, però una bella, ha delle belle grafiche. Bear 38, dai, parto da qua. Più che altro certe volte i materiali rendono un gioco bello, ma senza forse un po' meno, tipo Everdell, che a me piace, ma senza quei materiali di illustrazione non sarebbe la stessa cosa, concordo. Concordo anche se, tipo di Everdell, magari poi potrebbero, cioè senza il magari, faremo una puntata di Board and Art su Everdell perché non può mancare un Board and Art e cioè fare un Board and Art e non parlare di Everdell. Tanto che sto solo a prendermi la carta per fare il nasino. L'albero in 3D rende tutto molto scenografico, però effettivamente se, cioè, il gioco funziona anche senza. Ovvio che con un albero 3D lo presenti sul tavolo e lo fai vedere, ha tutto un altro impatto sicuramente, sicuramente. Però davvero, guardate che mi avete veramente stupito. Questo che proponi è un entry level, questo c'è, cioè Dreamscape o stavate parlando di altro? Charleston, ragazzi, ho visto, anche a me ha deluso tantissimo, brutto, brutto, brutto. Io per esempio non ho apprezzato Everdell, eccolo qua, vedi, parlando di Everdell. Tanto ci sarà una puntata, quindi scaldate i motori per le prossime puntate. Adesso vedere. Scusa. Allora, l'alberone. Ah, ecco, come l'alberone di cui parlavamo, e scoprire che era solo un impedimento e che non serviva a nulla nel gameplay. Ci sono rimasto male. Quello che dicevo prima, cioè l'albero non ci fosse, il gioco non cambia perché non è fondamentale l'albero di Everdell. Però a livello scenografico fa la sua porca figura. Ma di Everdell ce lo teniamo da parte. Ne parleremo su questi schermi sicuramente. Ok. Ah, che livello è? Secondo me Dreamscape non è proprio 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 un entry level. Poi ragazzi in chat ditemi anche la vostra.
Io intanto vado al fondo, scorro al fondo, mi raccomando, vi ripeto, se ci sono stati messaggi che mi sono persa, riscrivetemi qua al fondo. Intanto ripasso sul tavolo perché mi sto proprio inquinando a fare altro. Eccoci qua. No, dicevamo, secondo me non è un entry level, non è tra i più difficili, però non è uno dei primi giochi che farei provare a qualcuno che non è molto avvezzo ancora ai giochi, perché c'è comunque un po' da pensare, un po' da riflettere. Ripeto, non è niente di complicatissimo, di impossibile, ma se qualcuno è abituato a giocare a giochi proprio un po' più semplici, passami il termine tra virgolette, poi è sempre soggettivo, perché devo solo guardare là, sì. Dipende anche quanto uno è appassionato, quanto uno piace giocare, quanto uno è portato, diciamo che non è proprio un primo gioco da far provare, ecco, magari il secondo, però dite anche la vostra in chat se voi lo considerate. Sondaggio! Sondaggio! Voi considerate Dreamscape un entry level? Voilà, grazie! Fabio, ti pagherò qualsiasi cosa tu voglia avere pagata. Sei molto, molto, molto gentile, Fabio, occhi per lui. Allora, il pop-up. Qua stiamo passeremo a Wonderbook, ok, siamo passati a Wonderbook, vabbè, qua il materiale e il tutto lo fa da padrona, ma... Ok, questo qua sarà il nostro nasino, dobbiamo fargli una punta, quindi per fargli la punta io uso semplicemente una matita e via. Voilà, nasino fatto. Devo solo vedere poi... Sì, perfetto, mettiamoci un po' di colla anche qua dentro. Scrivete tantissimo, ragazzi, io non so come fanno quelle persone, cioè, seguo cosa? Kiki, quella che dipinge le miniature, che vi ho già nominato l'altra volta, lei parla, dipinge, legge, come cavolo fa? Boh. Ok, ok, sono arrivata al fondo, ragazzi, ripeto, se avete... domande, tanto io continuo a sproloquiare. Quindi in questa, che ne sono tra l'altro, 2,20, ce la facciamo, sto giro ce la facciamo, più no, il cappello facciamo anche il cappello. Cosa volevo dire? No, quindi in questa puntata di Board and Art abbiamo appreso che si dà molta importanza a quella che è la grafica e illustrazione. Io ho appreso, cioè siete anche, mi fate anche da terapia, siete mi psicoterapia, cioè ho capito che quello che mi infastidisce è la figura umana, però se è uno stregone, una maga o un qualcosa non mi infastidisce, invece il faccione, solo la faccia mi crea problemi. Grazie Fabio. Quindi ragazzi, punto esclamativo gioco oggi e solo oggi è in sconto, potete prendere solo il base, potete prendere tutto il bundle, è tutto scontato e via. Oh, mi è scappato, recuperiamo, mi è scappato, rifacciamo. Ciao Michele 21, bravissimo come proprio messaggio gioco, bravo, vedrai che ti porterà al link su cui acquistare il gioco. Quello che è la figura, ma se avrò qualche problema. Ma davvero, perché poi dopo che abbiamo guardato le... Ok, allora non ho detto una cavolata, non è un gioco entry level. Ne ero quasi certa, però poi magari dite no, ma cosa dici, figurati, possono giocarlo tutti, e voilà.
Quindi no, non è un entry level, grazie per aver confermato ciò che anch'io pensavo. Un occhietto, ok, e cioè 100%, perfetto, ho detto no, io chiedo conferma a voi perché ho bisogno di conferme nella mia vita, ho bisogno di conferme. Uno ha sempre la paura di dire cavolate, dare informazioni sbagliate, io sono tra quelle persone. Dance floor, cosa ha detto dance floor? Ma no, la figura umana appiccicata su una scatola, ma i visi, perché poi quando ho messo anche la, dopo ve lo faccio rivedere, una immagine del che fa parte di un'espansione, quella lì dei fuochi fatui, difficilissimo da dire, c'era di nuovo lei, boh, io non lo so. Però sì, anche lì mi ha infastidito. Io tengo molte le illustrazioni come nei fumetti, ad esempio, perché possono esserci effetti cromatici che mi fanno venire il mal di testa. Beh, sì. Però in questo caso, come c'è, Dreamscape è un bellissimo gioco. Come diceva anche Tortellino, la grafica comunque della scatola richiama quello che è il gioco, quindi il sogno, ragazzi, adesso arriva la parte divertente, più che altro che essendomi vediamo un po' se riesco, vabbè, usiamo il pennello, adesso colleghiamo le parti della pancia e della testa, così le uniamo, cappello, attacco quello, e poi se c'è tempo facciamo anche i bottoni. Ma ho perso il pennello. Ah, no, è qua. Cosa stavo dicendo? Sono persa. No, dicevamo, in Dreamscape la grafica frega. E quello che mi sconquinfera, che cioè, è che appunto, cioè, l'autore è anche l'illustratore. Quindi era ancora di più nel suo interesse fare delle illustrazioni che comunque facessero sì che il gioco venisse comunque apprezzato e comprato. Ok, qua sto unendo, abbiamo la nostra prima pallottola. Ok, mettiamo un po' di colla così, proprio. Ah, che bello, che rilassante toccare la colla vinilica. Mettiamo un po' di colla anche qua e poi così ci assicuriamo che non scappi. Però, cioè, quello che cerchiamo di fare noi divulgatori, mi metto nel, quindi cerchiamo di coinvolgere persone che non fanno parte comunque del, che non conoscono bene il gioco da tavolo, e quindi con la divulgazione si cerca di far sì che questo hobby, questa passione comunque riesca a raggiungere più persone, perché secondo noi è un bellissimo hobby, un bellissimo passatempo che ha tantissime potenzialità, e quindi magari con una bella grafica attiri anche a chi è interessato appunto all'arte, all'illustrazione, magari a chi si occupa di illustrazioni, chi si occupa di arte, chi si occupa che ne so, e quindi li catturi con una bella immagine, con delle belle illustrazioni, a parer mio. Poi perché, cioè, il gioco non è solo illustrazione, non bisogna giudicarlo solo dalla copertina, e va bene, lo sappiamo, ma lo scopo di questo format è giudicarlo dalla copertina, quindi facciamo quello che non ci viene concesso di fare le altre volte. Faccio il cappello, che trovo marrone, faccio il cappello, eccolo, facciamolo, sto marrone, è un amaranto, va bene anche amaranto, ci piace l'amaranto. E però confrontarmi con voi mi piace tantissimo, perché
effettivamente saltano fuori delle cose, cioè uno dà per scontato, fa cagare la copertina, è bruttissima, e dall'altra parte invece abbiamo chi dice no, è troppo bella, a me rilassa, rispecchia effettivamente quello che è l'idea di gioco. È una domanda che sicuramente farò poi in un format di Giulia, che stasera parte questi out of the box agli illustratori. E se nel momento in cui, cioè, illustra, vabbè, in questo caso Dreamscape, illustratore abbiamo detto, illustratore e... preparo per il cappello, illustratore e autore è la stessa persona, quindi va ben chiaro cosa fare. Ma l'illustratore quando illustra, cioè, sa come il gioco, cioè, sa il gioco parla di questo, ti dice bon, cioè, ho bisogno che mi fai un paesaggio onirico, ho bisogno che mi fai dei fuocherelli, ho bisogno che mi fai un automa, cioè, come è quello che mi chiedo. E quindi quello vuol dire tanto, cioè, se l'illustratore non sa bene di cosa parla il gioco, di conseguenza non rispecchierà quello che noi troveremo all'interno, però boh, non lo so, è un mondo che mi affascina molto, ma non conosco. Point. Bella domanda, secondo me danno delle indicazioni di massima, non nel dettaglio, ma è secondo me anche, però tipo in Zefiria, che abbiamo visto l'altra volta, comunque secondo me aveva più di qualche dettaglio, perché cioè comunque le illustrazioni, i personaggi erano molto, cioè si incastravano tantissimo con quello che poi era il gioco di per sé, quindi era tutto bene incastrato. Qua, nonostante l'autore, cioè, sia la stessa persona, sì, per carità, cioè, mi scrivi Dreamscape, cioè, non è il caso di mettermi un faccione di una che dorme, che poi alcuni sembra morta, alcuni sembra che sta facendo un incubo, alcuni, cioè, alcuni inquieta. Esistono giochi da tavolo dove vengono coinvolti più illustratori? Sì. Sì, ad esempio con Seasons, che è un gioco che è basato su carte, ogni carta è illustrata. Le illustrazioni sono fatte da diversi tipi di illustratori, quindi si ritrova all'interno di un mazzo di carte diversi modi di illustrare, diversi tratti, diversi modi di utilizzare il colore, molto interessante. E poi per lo stesso gioco non lo so se c'è uno che si occupa, cioè nel momento in cui Magic, sì, vabbè, Magic, e anche lì ogni carta, ogni cosa è proprio illustratori, non lo so se proprio all'interno di un gioco da tavolo ci sono più illustratori, tipo uno si occupa delle carte, uno si occupa dei paesaggi, uno si occupa delle figure umane, non penso, perché credo che anche a livello di costi forse sia un po' eccessivo. Scusate, devo vedere solo il cappello. E però sono tutte domande che si possono fare nel format di Giulia, nel momento in cui Giulia avrà tra le mani un illustratore. Tenetele da parte, Giulia segna, che sono tutte domande che si possono poi fare per mettere in difficoltà gli ospiti di Giulia, che vi ricordo parte stasera alle 21 col suo Out of the Box, dove non farà domande scontate, anzi, ma cercheremo di vedere un lato, tirare fuori dalla scatola l'autore e scoprire lati che non conosciamo, che cose interessanti, cose carine. Non vi svelo nulla, anche perché non so, lo scoprirò anch'io con voi stasera, quindi mi raccomando, stasera con Giulia, domani con Silvia e Teo per parlare di classifiche. Ma facciamo ancora un po', scusate, sto prendendo la misura per la come si chiama, la tesa del cappello. È molto frequente è molto frequente in realtà. Ho anche uno specifico per la scatola e illustrazioni diverse per la componentistica. Sì, però tipo uno si occupa della grafica, dei disegni, delle illustrazioni, delle scritte e quant'altro, dell'impaginazione, del regolamento, è ancora un'altra cosa, perché quello è più un livello grafico, giusto? E poi però a livello di componenti e materiali è qualcun altro.
Però non è che, cioè, se io ho il tabellone di Dreamscape, uno mi fa il tabellone, mi disegna il tabellone, i personaggi del tabellone, e uno mi fa le carte. Quello è lo stesso, perché poi i personaggi che ci sono sono ricorrenti, sono quelli. Quindi intanto mi sto finendo anche il cappello, la tesa è fatta. La tesa, io la chiamo tesa, ma poi magari non si chiama neanche tesa. Giochi da tavolo principalmente. Anche giocatori che acquistano i giochi solo perché li ha illustrati Tizio. Ecco, io quello invece è una cosa che, cioè, ti viene più da farlo sull'autore, a livello, cioè, nel senso, acquisto un Feld perché l'ha fatto Feld, poi magari mi tira fuori un Merlin che fa Merle, cioè, però è Feld e Feld lo devo avere. E così, sì, effettivamente però non sono ancora così ferrata su, ah, questo qua l'ha illustrato Tizio, allora lo compro. Ecco, questo è uno studio che devo ancora fare, però è una bella, cioè, sapere che c'è gente che compra in base a chi l'ha illustrato. Però funziona magari forse più su, mettiamo anche un po' di colla qua, va. Perché mi perdo il pennello? Metto un po' di colla qua, così mi si indurisce e non ci scappa. No, è un bel mondo quello dell'illustrazione e di tutto il lavoro che c'è dietro. Poi va bene, siamo qua e smontiamo. Abbiamo smontato la buona copertina del nostro buon Dreamscape, dove il nostro David avrà passato notti insonni, avrà fatto incubi, l'avrà sognata di notte, magari gli è comparsa in sogno sta tipa e l'ha disegnata perché gli ha ispirato il gioco, non lo so, però c'è ovunque. Allora, ci sono anche gioco papà. Queste Dance Floor, parli però di carte di Magic, giusto? Sì, ecco, Magic è un mondo a me completamente sconosciuto. Mea culpa. Marco Dissa. Io ad esempio adoro Bud Sobel, Wingspan, Calico, Herbaceous. Guardate che ne sapete più di me. Quindi c'è, cioè, voi... guardate anche chi ha illustrato il gioco per acquistarlo, oppure acquistate il gioco e dite: ah, l'ha disegnato Beth, cosa ha disegnato Beth? Ha disegnato questo, o lo sapete già all'inizio, perché, cioè, bella sta cosa, siete avanti, siete molto più avanti di me, cioè, mi sconvolgete ragazzi, mi stupite un sacco. Bello, no, è un mondo affascinante. Poi, cioè, io dovessi disegnare la copertina di un gioco, non saprei dove mettere le mani, non saprei utilizzare i colori, sciogliere un acquerello, usare un pennello senza lasciare le venature, senza usare troppa acqua, senza sbavare, per carità. Però, voglio dire, siamo qua per parlare, parliamone. Tanto non facciamo del male a nessuno. Il gioco comunque ha avuto il suo successo nelle case dei giocatori, c'è, io ce l'ho, lo gioco volentieri e boh, ci sto facendo pure i componenti. David, ti sto rifacendo i componenti con le strisce di carta. Ma Dance Floor, che gioco sei? Ho letto qualcosa, ma non ci ho capito granché. Dance Floor, non hai guardato i gameplay dei giochi a giullari? No, è un gioco... ok, scusate. Praticamente tu vai a nanna, ti metti nel tuo letto, ti addormenti e quando entri in questa sorta di coma, comunque quando ti abbandoni a te stesso inizi a sognare e entri in un mondo onirico, così fai in Dreamscape. Andiamo qua, sono già qua, ho schiacciato il numero sbagliato, ecco qua. Eccoci qua, queste sono le... Eccolo qua.
Questa è la copertina, non so, Dance Floor se ce l'hai già dall'inizio, questa è la copertina che ci ha fatto parlare tutto il, per tutta la puntata. Quindi noi abbiamo questo tabellone che sono i luoghi dei nostri sogni, no? Quindi ci aggiriamo per questi luoghi andando a raccogliere frammenti di sogno. Questi frammenti di sogno ci servono per costruire quelli che sono i nostri sogni, che sono rappresentati da queste carte, e dobbiamo andare a costruire sulla nostra plancia sogno, quindi nel nostro dreamscape, con le cose che andiamo a raccogliere nel mondo onirico, raccogliamo i frammenti dei colori che ci servono e li andremo a piazzare esattamente come ci viene richiesto dalla nostra carta obiettivo. E quindi poi i frammenti che raccogliamo in base a in base al colore ci daranno delle azioni, ci faranno fare cose, ci daranno punti, ci permetteranno di fare delle cose. Quindi noi andiamo avanti così, abbiamo il nostro tempo che viene scandito dalla nostra fantastica sveglia, che è questa qua, la nostra sveglia, questa qua adesso la, non l'avete ancora. Quindi abbiamo la nostra sveglia qua riprodotta in carta, ok, che scandisce il tempo, e quindi poi alla fine si conta quanti punti, chi ha fatto i sogni migliori. E non è neanche un gioco così rilassante, perché se tu giri, fai, vai e fai il tuo sogno, però è un gioco in cui tu calcoli tutto il tempo che frammento ti serve, dove devi metterlo, ti conviene posizionarlo lì, ti conviene posizionarlo prima, dopo, se si utilizza la modalità col nostro Nightmare, che è questo signorino qua, che ci intralcia anche un pochino, ci dà anche un po' fastidio, è un altro, cioè si creano anche delle situazioni un po' difficoltose. Quindi ciao giochi e gioco, grazie, buon lavoro, buona giornata. Strano ma interessante, non è molto interessante come gioco, è molto interessante. Poi ripeto, per quanto la copertina, abbiamo fatto il sondaggio all'inizio, non piace ai più, me compresa. Allora, facciamo che lo mettiamo così, ok, così. Così o così, non so come mi piace di più, forse così ci rimane più tondo. Ok, scusate, stavo ragionando su come andiamo a attaccare il nostro, la nostra testolina sul corpicino, con la testolina mettiamola, ok, adesso devo tenerla un attimo che prenda bene la colla, ok. Marco, diciamo che i tratti di alcuni illustratori riconosco, può essere che mi informi di un gioco per chi l'ha disegnato, ma non lo compro mai solo per quello. Ok, quindi, però ecco, quello che mi domando, io quando ho iniziato a giocare ormai nel 2013-2012, Albi ricordamelo anche tu, 14-40, ci siamo ragazzi, ci siamo, ho tutti i componenti, devo solo attaccarli. Non mi ricordo se davo effettivamente così importanza alle illustrazioni, magari mi colpivano, però anche perché appunto i primi giochi che ho giocato sono stati Carcassonne, che a livello grafico, anche la copertina puoi dire tutto, ma non che sia bello grafica, cioè come illustrazioni o come è stato Carcassonne, c'è stato The Island, quindi boh, cioè non so quando è iniziata questa mia malattia, passatemi il termine, di mi serve un piedistallino, mettiamo qua così per farlo stare in piedi, se no mi rotola. E quindi non lo so, è interessante. Comunque magari adesso tipo Sasha, che cioè, ne sa un sacco di giochi, ma comunque è giovane, no? Nel mondo dei giochi, si è appassionata tantissimo, però è una di quelle che se non le piace l'illustrazione non fa fatica a intavolarlo, quindi è interessante.
Mi ha tirato Dixit, però Dixit l'avevamo visto dopo. Ah sì, Dixit è vero. È vero, è vero. Dixit è coso anche. Come si chiama? Kaleidos. Sì, però c'è cioè, il vecchio. Però non è che se il gioco non aveva una bella grafica non lo giocavo. Comunque, intanto ho fatto il cappellino. Probabilmente ora si dà anche più rilievo all'aspetto grafico di conseguenza, ma anche perché secondo me ora ne escono talmente tanti che ti devi pur basare su un qualcosa, cioè devi prendere cioè un calibratore, un bilanciamento, un qualcosa che comunque ti faccia propendere o meno per un acquisto. Ok, occhietti, li metterei lì, il nasino. Qua. Ok, attacchiamo e ci siamo quasi, ragazza. Adesso vi libero, soprattutto perché vi sto tediando. Però no, è sempre molto interessante sentire la vostra opinione e sapere che date comunque importanza a quello che è l'aspetto grafico, e secondo me il fenomeno si sente tantissimo adesso, appunto per quello che dicevo prima, perché ne escono talmente tanti. Trovare comunque la meccanica originale, una dinamica originale, un modo di presentare il gioco è sempre più difficile, perché comunque davvero, cioè non escono solo più una decina di giochi l'anno, ne escono 1000, 2000, 3000, non lo so quanti ne escono all'anno, ma. E quindi secondo me si sta dando anche più importanza a quello che l'occhio vuole per avere un qualcosa su cui fare appiglio, perché se no. Ok, fatto il cappello forse un po' troppo grosso, ma pieghiamolo un po'. Ok. Grazie Sara. Forse ho fatto il cappello un po' troppo grosso. Pandemia. Prima della pandemia erano, ecco, ora drasticamente ridotti. Grazie per l'appunto tecnico. Sì, no, mi ricordo quando c'era Essen in arrivo che usciva il listone dei giochi presentati a Essen. Era veramente un lavoro quello di guardare gioco per gioco. E lì è stata difficile perché o c'era l'immagine, perché magari alcune volte c'è, e quindi sceglievo in base all'immagine, in base a se c'erano i dadi, e quindi sì. Però, e Mezuzu, a volte anche da me vengo a sapere di un gioco, se me ne parlano e la meccanica già mi prende, poi magari vedo le illustrazioni e non mi piacciono, ma è più facile passarci sopra. Se invece come primo impatto vedo le illustrazioni, magari la copertina non mi piace, magari trovo più difficile passare oltre perché già graficamente non mi intriga e passo oltre. Adesso c'è Next, infatti, per sapere, è tutto più semplice. Meno male che c'è chi fa il lavoro per noi. Cappello. E ecco qua, mettiamo il cappellino al nostro pupazzetto. Ok, Albi, mi dai ancora 2 minuti per fare 3 bottoncini così lo finisco? Intanto lasciamo qua che si asciughi, anzi mettiamo un bel po' di colla qua, va. Grazie! Però, boh, cioè, da una parte è bello, nel senso che comunque, già che spendo dei soldi, trovare un gioco bello che mi piace, che mi appaghi anche la vista, è bello. Dall'altra parte mi dispiace perché effettivamente riconosco, ma anch'io, riconosco che magari ci sono dei giochi belli con delle cose belle, ma che i materiali, cioè, ci sono, non mi piacciono. Oppure, tipo, abbiamo fatto Cloud City, che è un gioco che hanno fatto una scelta di colori orrenda, tipo il verdone, il marroncino, il beige.
frutto che come gioco anche è carino e piacevole, ma cioè, non che mi vergogno, però non mi viene né da proporlo agli altri né aver, né come prima scelta, ecco. Questo qua faccio che dividerla in tre, mi faccio tre bottoncini piccoli. Quando escono i video delle uscite mensili, vado seduto perché segui Next. Grazie, scusate ragazzi, ma io poi mi perdo a chiacchierare, a farvi vedere. Se avete ancora domande, ci sono cose che volete vedere ancora del gioco prima di cliccare punto esclamativo gioco e acquistarlo, ditemi, quindi vi ripeto ancora per l'ultima volta, per l'ennesima volta, che solo per oggi avete Dreamscape base e Dreamscape con il bundle, quindi con le quattro espansioncine in sconto, solo per oggi, quindi perché no, fateci un pensierino. E il buon David è vero, ma fanno, perché poi il gioco è carino, però effettivamente perde. O siamo veramente diventati più pretenziosi, non ci accontentiamo più, pretendiamo, o siamo stati abituati bene e adesso devono mantenere il fatto che noi siamo ben abituati. E voilà. Quindi ragazzi, mentre io sto facendo gli ultimi pezzettini e bottoncini, vi ricordo ancora gli appuntamenti della settimana, che sono ricchi di novità, sorprese e cose belle. Quindi stasera, mi raccomando, alle 9 Giulia, col suo nuovo format Out of the Box, dove intervisterà autori e illustratori. Questa sera l'ospite sarà il buon Christian Giove. Domani a pranzo alle 13 con Silvia e Teo, dove ne vedete delle pelle e vi farete un sacco di risate con la classifica dei giochi, con i più venduti della settimana, giochi libri game e giochi di ruolo. Mercoledì sera io e Albi di nuovo insieme, torniamo insieme su questi canali per vedere come parleremo con voi, disquisiremo con voi sull'utilizzo delle app nei giochi. Giovedì a pranzo abbiamo Giulia con Lo Sapevi Che. Giovedì sera torna la nostra Silvietta con Esci da questa live. Venerdì a pranzo abbiamo Albi che farà un nuovo game fight dove ha cambiato e modificato qualcosina e sarà ancora più bello, più divertente, più yeah. E venerdì sera ci sarà la premiazione del concorso Corti in Gioco, dove 44 corti sono arrivati tra le mani dei nostri giudici, che hanno scelto il vincitore, ovvero Teo, Cristian, Francesca e Mauro, presentato da Silvia. Quindi venerdì sera ci sarà la premiazione del vincitore delle Corti in Gioco. Quindi mettiamo i bottoncini rossi, uno, poi lo lasciamo asciugare con le pinze, due, mettiamolo qua, tac, e il terzo, eccoci, opla, voilà. Ok, scusate questo momento di concentrazione. Anche voi. Oggi sono ritardissimo. Non ti preoccupare, D'Angiosto Bologna. Sapevo che saresti arrivato tardi e mi sono persa e dislungata in conversazioni e sproloqui vari. Mettendo l'ultimo bottoncino. Adesso sto facendo il pupazzetto. Sorto, l'ho messo. Ok, il pupazzo di neve di Drinsky, eccolo qua. Tic! Vado, adesso guardo, è stortissimo questo, mi fastidisce.
così un po' più dritto. Eccolo, adesso dobbiamo solo aspettare che asciughi tutto. Eccolo qua, il nostro pupazzetto. Ce l'abbiamo fatta in live, non avevo neanche fatto le prove. Mettiamo così per vederlo anche di profilo, col suo nasino. E quindi abbiamo il Nightmare, abbiamo il pupazzo di neve, abbiamo gli alberi, l'alberello. Abbiamo il Nightmare. E qua abbiamo la nostra sveglia. Così, tu stai fermo lì ad asciugare. Abbiamo la nostra candelina e direi che qualche elemento di Dreamscape l'abbiamo fatto. Ce l'ho fatta a finirlo. Ho tirato un calcio qua e ho spostato tutto, ma fa niente, torno un attimo big. Ecco qua, ciao, ciao al nostro tavolo. E grazie, grazie ragazzi, grazie mille. E Dancefloor, vedrò il video solo se a vincere salve, non lo so, non mi ricordo, tu guardalo per scrupolo. Allora, ragazzi, che dirvi, grazie, ho di nuovo sforato, scusatemi tantissimo, grazie per essere stati con me anche quest'oggi, spero di avervi fatto passare un'oretta e mezza in serenità, in allegria. Spero sia stata una live da sogno, non da incubo. Per me mi sono divertita tantissimo. Sono riuscita anche a concludere la questione. Cioè la questione, a concludere il mio progetto, quello che mi ero prefissata di fare insieme a voi. Veramente ci si mette poco tempo. Il risultato è... Sì, no, non ci vuole. Poi, cioè, non è difficilissimo. Bisogna solo un attimo infratichirsi e... le scalette, ma io anche se mi faccio le scalette, ragazzi, non ci sto. E quindi mi raccomando, solo per oggi Dreamscape è in sconto, punto esclamativo gioco base o con le quattro espansioni che vedete qua dietro. Ogni espansione aggiunge qualcosa di veramente carino. Grazie a tutti, farò un raid, non so a chi, perché vediamo chi c'è in se qualcuno me lo scrive in chat, se volete fare un raid a chi che sia. Quindi ci si vede stasera con Giulia e Cristian, con nuovo format, grazie, domani con Silvia e Teo, ci vediamo domani sera con Gioco Giullari con assieme al buon Albi. Veronica V, grazie, grazie regia. Mi sposto un po' qua, quindi che devi, grazie, grazie mille. Ci vediamo martedì prossimo con un nuovo progetto, un nuovo gioco da mettere sotto esame. Io intanto Veronica V, eccola qua, ok, faccio partire il raid. Quindi per martedì mi studierò qualcosa ancora di nuovo, magari uscirò dalla mia comfort zone del killing, magari no. E grazie a tutti, buon proseguimento di settimana, ci vediamo comunque domani sera. Io intanto faccio così, ok, avvia il raid, dovrebbe partire il raid tra poco. Grazie ancora, buon fine giornata, buon pomeriggio, è stato bellissimo, grazie mille. E via, dovrebbe partire, vediamo un po', non sta ancora partendo, sta partendo, ok.